Pensate a che tempi sono questi. E io e voi li viviamo. Cose tanto incredibili accadono solo una volta nell'eternità. Pensate, alla Russia intera è stato strappato via il tetto e noi con tutto il popolo ci siamo trovati di colpo allo scoperto sotto il cielo e non c'è nessuno che possa spiarci. La libertà, la vera libertà, non quella parole, non quella delle rivendicazioni, ma una libertà caduta dal cielo superiore ad ogni aspettativa. È una libertà ottenuta per caso, per un malinteso. E come tutti si sentono grandi nel loro disorientamento, avete notato? Come se ognuno fosse oppresso da se stesso, da una natura eroica rivelatasi in lui. Ma stirate, parlo io, tacete, non vi annoiate, vi cambierò il ferro. Ieri ho assistito a un comizio notturno, uno spettacolo straordinario in Russia. La Russia, la nostra Russia, si è mossa, non ce la faceva più a star ferma, cammina e non si stanca di camminare, parla e non si stanca di parlare. E non è nemmeno che parlino solo gli uomini. Gli alberi e le stelle si sono incontrati e discorrono, i fiori notturni e le case di pietra comiziano, qualcosa di evangelico, come al tempo degli apostoli. Ricordate in Paolo? Parlate le lingue e profetate, pregate perché vi sia dato il dono dell'interpretazione. Gli alberi e le stelle a comizio sono cose che capisco, so quello che volete dire, è successo anche a me. Una metà di tutto questo l'ha fatto la guerra, il resto la rivoluzione. La guerra è stata un'interruzione artificiale della vita, come se l'esistenza si potesse momentaneamente rimandare. Che assurdità! La rivoluzione è scoppiata quasi suo malgrado, come un sospiro troppo a lungo trattenuto. Ognuno si è rianimato, è rinato dappertutto, trasformazioni. Si potrebbe dire che in ciascuno sono avvenute due rivoluzioni, una propria, individuale, e l'altra generale. Mi sembra che il socialismo sia un mare nel quale devono confluire come rivoli tutte queste singole rivoluzioni individuali. Il mare della vita, il mare dell'originalità, il mare della vita sicuro, di quella vita che si può vedere nei quadri, della vita portata a livello del genio. E adesso gli uomini hanno deciso di non sperimentarla più nei libri, ma su se stessi, non nell'astrazione, ma nella pratica. Questo era un brano dal dottor Givago. L'altra volta vi abbiamo lasciato con il dottor Givago e con la lettera scritta in assemblea dai giornalisti di Novi Mir, che legge nel dottor Givago la negazione dello spirito socialista. Le immagini che avete visto sono quelle del film di David Lean del 65. Il dottor Givago è un romanzo che ha una storia molto conosciuta e assolutamente straordinaria. Viene pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 57, viene pubblicato prima in Italia che altrove. In Unione Sovietica verrà pubblicato soltanto nel 1988. C'è una cosa che non tutti sanno, e forse, ho controllato... come la settimana di Mistica, non tutti sanno non che... Tutti sanno che... Non tutti sanno che... Sì, anche su Topolino c'era una cosa del genere. Non tutti sanno che... Per vincere il premio Nobel, il dottor Givago doveva essere consegnato ai giudicanti nella lingua originale, in russo. Per poterla avere, questa copia, ci fu di mezzo anche la CIA. C'è assolutamente una storia molto molto rocambolesca, fino a che questo premio finalmente viene vinto. Le autorità russe però fanno una grossa pressione su Pasternak perché non vada a ritirarlo, dicendogli che se va a ritirarlo poi non può più tornare. E viene perseguitata anche la famiglia, fino a che nel 1960 Pasternak muore. Il dottor Givago è un romanzo meraviglioso, è il ponte che ci unisce alla volta scorsa, alla descrizione della guerra civile, vi ricorderete. Paradossalmente è un romanzo che apparentemente è un romanzo ottocentesco quasi, e è un romanzo molto bello, è un romanzo che è profondamente segnato dall'autobiografismo. La parte che avete sentita è la parte nella quale Givago, che al fronte parla con Lara, i due che avete visto nel film, durante la prima guerra mondiale, e lui commenta con grande entusiasmo quello che sta succedendo in Russia, perché per lui la rivoluzione è qualcosa di vitale, è qualcosa che ha a che fare con la vita. Nel proseguo del romanzo invece
ci sarà una progressiva disillusione e un grande recupero della dimensione anche privata del bene e una dimensione privata dei rapporti. Zhivago viene visto come un personaggio asociale e quindi tenuto sotto controllo. Non è un caso, infatti, lo posso svelare perché non credo che siate digiuni del dottor Zhivago, alla fine lui lascerà andare via Lara perché lui è sospettato e è tenuto d'occhio dalle guardie rosse. Il punto fondamentale del dottor Zhivago è che non esiste un legame di causa e effetto fra gli eventi. La storia è una specie di grande caos che travolge i destini individuali. Lui si troverà separato dalla moglie, si innamorerà di un'altra e sotto le mentite spoglie di un romanzone, potrebbe essere un feuilleton dell'Ottocento, perché è una storia in fondo di un uomo che non riesce ad amare due donne, sono Tonia e Lara, in realtà si mette in discussione proprio il basamento del socialismo. Vorrei che ora tu leggessi proprio la parte, quella sulla guerra civile. Quella cosa che hai detto, che un uomo non riesce ad amare due donne, è una roba... Dunque, abbiate della pazienza, è stata una giornata dura anche per lui. Per quanto caotico fosse il turbinio dei pensieri che sciamarono nella sua testa nel corso di quelle lunghe ore, essi finirono per dividersi come in due cerchi, o meglio in due gomitoli, che si arrotolavano e si srotolavano senza tregua. Uno era costituito dal pensiero di Tonia, della casa e della vita di un tempo, nella quale tutto, fino ai minimi particolari, era soffuso di poesia e di nobili affetti. Era in ansia per quella vita, si augurava di ritrovarla intatta e correndo sul veloce treno notturno non sognava che di ricominciarla dopo un'interruzione di non più di 2 anni. Anche la fedeltà alla rivoluzione e l'entusiasmo per essa erano in questo cerchio di pensieri. La rivoluzione nel senso in cui l'avevano accolta le classi medie, come l'aveva concepita la gioventù studiosa del 1905. Non fare il furbo. In questo cerchio familiare e normale rientravano anche quei segni del nuovo, quelle promesse e quei presagi che si erano mostrati all'orizzonte prima della guerra, tra il 1912 e il 1914. Ora che la guerra per lui era finita, sentiva il desiderio di tornare a quell'atmosfera per rinnovarla e continuarla, così come si sentiva il desiderio di tornare a casa dopo quella lunga assenza. Il nuovo era oggetto anche del secondo cerchio di pensieri. Ma un nuovo ormai così diverso e così particolare non era più il suo nuovo abituale, preparato del vecchio, ma un nuovo arbitrario, inevitabile, imposto dalla realtà, improvviso come una scossa. Questo nuovo era la guerra, col suo sangue, i suoi orrori, la sua barbarie, la vita randagia che imponeva. Erano le esperienze maturate e la saggezza di vita che la guerra insegnava. Erano le città lontane dove la guerra lo aveva sbattuto e gli uomini con i quali l'aveva fatto incontrare. Era la rivoluzione, non già la rivoluzione idealizzata, maniera 1905, ma l'attuale rivoluzione, nata dalla guerra sanguinosa, la rivoluzione dei soldati, che se ne infischiava ad ogni altra cosa, diretta dai soli esperti di quella furia degli elementi, i bolscevichi. Questo nuovo era la croce rossina, Antipov, gettata dalla guerra chissà dove con una vita a lui completamente ignota, che non rimproverava mai nessuno, che sembrava come lamentarsi col suo solo tacere, misteriosamente riservata e pur così forte nel suo silenzio. Questo nuovo era l'onesto sforzo compiuto da lui per impedirsi di amarla, come in tutta la sua vita si era sforzato di accostarsi con amore, oltre che alla famiglia e agli amici e a tutti gli uomini. Il treno correva a tutto vapore. Il vento della corsa, entrando dal finestrino aperto, scompigliava e impolverava i capelli. Nelle fermate di notte succedeva lo stesso che in quelle del giorno, la folla che infuriava, i tigli che frusciavano. Talvolta, dal fondo della notte, avanzava verso la stazione un rotolio di carri e calessi. Le voci e il frastuono delle ruote si confondevano con lo strumire degli alberi. In quei momenti sembrava di poter capire perché frusciassero e si piegassero l'uno sull'altra, e che cosa si mormorassero con quel muovere appena le foglie pesanti di sonno, come lingue pastose. Era la stessa cosa a cui, ritornando alla sua cuccetta, pensava Yuri Andreevich, la notizia delle agitazioni che andavano allargandosi a tutta la Russia, la notizia della rivoluzione, della sua ora fatale e difficile,
della sua probabile grandezza finale. Pasternak vive in una sorta di esilio interno. Non ci dimentichiamo che siamo nel 1950 quando lui scrive queste pagine. Sono le pagine, sono i momenti più tristi dello stalinismo. Ora, magari a quei ragazzino lì spiegargli chi è Stalin non sarà facilissimo, però probabilmente lui capirà lo stesso. Dal 50 al 53 è uno dei tanti periodi nei quali periodicamente Stalin ripulisce, no? Le famose purghe staliniane. Vuol dire che questo signore si, sulla base spesso semplicemente di antipatie personali oppure di inimicizie politiche, mandava nel gulag oppure faceva direttamente fucilare e eliminare tutti gli oppositori. Pasternak scrive il dottor Zivago e in questo momento il personaggio è perfettamente aderente alla vita, perché la rivoluzione e la vita vanno allo stesso suono, vanno alla stessa lunghezza d'onda, come la rivoluzione del 1905, la citerà tante volte Zivago nel romanzo. Poi però la guerra civile lascia una ferita assolutamente che non si riesce a rimarginare nel dottor Zivago. Ci sarà un pezzo nel quale lui racconta che una guardia rossa viene a un certo punto rapito da Strelnikov, che è un capo che combatte un po' per sé, un po' per l'armata rossa, viene rapito come medico, lui è un dottore, e assiste a dei combattimenti. A un certo punto lui assiste a questo combattimento dove una guardia rossa muore, lui va e trova una catenina dove c'è il Salmo 90 della Bibbia, che veniva ritenuta proteggesse dalle fucilate, e poi dopo trova una guardia bianca che ha la stessa catenina con lo stesso salmo, come dire che c'è un'unione, sono molti più gli elementi che ci uniscono di quelli che ci dividono. Prego Stefano. Due tratti distintivi, due passioni lo dominavano. Questo è il ritratto di Strelnikov. Strelnikov è il rivoluzionario. Pasternak capisce benissimo che la rivoluzione la devono fare i professionisti, ma allo stesso tempo c'ha quella che noi potremmo chiamare la pietas per le persone che ne rimangono vittime. Sicuramente da un punto di vista narrativo le trovate non sono particolarmente geniali, ma è un romanzo assolutamente strepitoso. Oggi lo dirò almeno due o tre volte perché abbiamo davanti due o tre testi veramente favolosi. I suoi pensieri erano d'una chiarezza e d'un equilibrio estremi. Possedeva in misura rara purezza morale e senso della giustizia. Era acceso dai più nobili sentimenti. Ma per essere uno scienziato che apre nuove vie, alla sua intelligenza mancava il dono del fortuito, la forza che con scoperte impreviste viola la sterile armonia del prevedibile. Nello stesso modo, per operare il bene, alla sua coerenza di principi mancava l'incoerenza del cuore, che non conosce casi generali ma solo il particolare, ed è grande perché agisce nella sfera del piccolo. Considerate questo, scusate, quante volte noi si sente dire nel nome del bene che cosa non si riesce a giustificare, no? È un po' quello che dirà Grossman in un capitolo meraviglioso su il bene, cioè il bene con la B maiuscola è quella di cui bisogna avere paura, perché in nome di quel bene c'è stato il nazismo, c'è stato il comunismo di tipo bolscevico in Unione Sovietica, ci sono stati i Khmer Rossi, c'è stata la pulizia etnica, sempre si fa nel nome del bene, nessuno dice lo fa nel nome del male, è chiaro? Scusa. Strelnikov, che fin dalla sua fanciullezza aspirava alle cose più nobili e elevate, considerava la vita un'immensa arena dove gli uomini, rispettando onestamente le regole, gareggiano per raggiungere la perfezione. Quando si accorse che non è così, non gli venne in mente d'aver torto, d'aver giudicato in modo troppo schematico l'ordinamento del mondo. Tenendo chiuse dentro di sé per molto tempo l'offesa, cominciò a carezzare l'idea di poter erigersi un giorno a giudice tra la vita e l'oscuro elemento che la deforma, di assumerne le difese e farne le vendette. Le delusioni lo avevano esasperato e la rivoluzione gli fornì le armi. Avrei dovuto sentirne orrore. Eravamo passati attraverso i luoghi delle sue repressioni, delle sue devastazioni. Mi aspettavo di vedere un soldato violento o un rivoluzionario maniaco di stragi.
e non ho trovato né l'uno né l'altro. È bene quando una persona contraddice le nostre aspettative, quando è diversa dall'immagine che ci siamo fatti. Appartenere a un tipo significa la fine dell'uomo, la sua condanna. Se non si sa invece come catalogarlo, se non è caratteristico, allora possiede già la metà dei requisiti desiderabili, è libero da se stesso, con un granello in sé, assoluto. Dicono che non si è iscritto al partito. Sì, mi pare. Ma che cos'è che di lui ispira simpatia? Questo che è già condannato, penso che finirà male, sconterà quello che ha fatto. I capi irregolari della rivoluzione fanno paura, non in quanto capaci di tutto, ma perché si muovono senza una direzione, come locomotive deragliate. Strelnikov è uno di loro, invasato, però non dai libri, ma da quello che ha vissuto e sofferto. Non conosco il suo segreto, ma sono sicuro che ne ha uno. La sua alleanza con i bolscevichi è occasionale. Finché si renderà necessario lo sopporteranno, visto che fanno la stessa strada. Ma appena questa necessità verrà meno, lo scacceranno senza pietà. Lo calpesteranno, come hanno fatto già con molti altri capi militari. Credete? Assolutamente. Ma non c'è via di scampo, la fuga per esempio. Dove? Questo era possibile una volta sotto gli zar, ma provatevi a farlo ora. Peccato, con quello che mi dite avete destato in me una certa simpatia per lui, ma voi siete cambiato. Prima non giudicavate la rivoluzione così aspramente, con tanto rancore. Tutto ha una misura, la risa. In questo frattempo si sarebbe potuto arrivare a qualcosa, invece è apparso chiaro che per gli ispiratori della rivoluzione il vero elemento naturale è questa frenesia di cambiamenti e spostamenti. Per soddisfarli ci vuole perlomeno tutto il globo terrestre. La costruzione di nuovi mondi, i periodi di transizioni sono il loro fine. Un fine a se stesso. Non hanno imparato nient'altro, non sanno fare nient'altro. E sapete da che deriva l'irrequietezza di questi eterni preparativi? Dalla mancanza di capacità precise, di talento. L'uomo nasce per vivere, non per prepararsi alla vita. E la vita stessa, il fenomeno vita, il dono della vita, sono una cosa così affascinante. E sentite cosa dice del bene e del fatto che il dottor Givago, per esempio, non frequenta le riunioni, no, dei collettivi, le riunioni nelle campagne. Voi sapete che il dottor Givago finisce in campagna perché gli requisiscono la casa a Mosca, la guerra civile lo divide dalla moglie che poi scapperà a Parigi, lui si ritroverà con Lara fino a che Murakovsky, che è quello che ha rovinato l'esistenza di Lara e alla quale Lara spara all'inizio del romanzo, non la porta con sé, e Givago si rende conto che il suo posto è rimanere da solo, e poi lui la rivedrà nel film, qui mi viene in mente chi ha visto il film di Nanni Moretti in cui tutti gli urlano, no? Fermati, scendi, eccetera. Nel romanzo non è così, eh? Nel romanzo non è così, però perché ci levi questa non è così, non è che lui la vede dall'autobus, no, si scopre, sì, che loro hanno vissuto vicino. Sentite cosa dice del bene. Prima cosa, le teorie del perfezionamento collettivo, come si è cominciato a intenderle dopo l'ottobre, non mi entusiasmano. C'è un abisso fra la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre, in tanti intellettuali. La rivoluzione di febbraio è la speranza del cambiamento, la rivoluzione d'ottobre, e peggio ancora, è gennaio del 18, è la fine di ogni spazio alla democrazia. C'è il partito unico, bolscevico, e non c'è nessuno spazio. Per gli intellettuali questo, per molti di loro, è un trauma. Secondo, tutto questo è ancora lontano dall'attuazione e solo per sentirne parlare si è pagato con tali mari di sangue che davvero il fine non giustifica i mezzi. Pensate ai redattori di Novi Mir che si trovano davanti uno che scrive una cosa del genere. Terzo, ed è quello che più conta, quando sento dire di rifare la vita, perdo il controllo di me stesso e mi prende la disperazione. Rifare la vita? Così può pensare solo gente che ne avrà anche viste di tutti i colori, ma che non ha mai conosciuto la vita, non ha mai sentito il suo spirito, la sua anima. Per costoro l'esistenza è un grumo di materiale grezzo che il proprio contatto non ha ancora nobilitato e che perciò ha bisogno della loro rielaborazione. Ma la vita non è mai un materiale, una sostanza. La vita, se volete saperlo, è un elemento che continuamente si rinnova e rielabora da sé. Che dà da sé e si rifà
e si ricrea incessantemente, sempre tanto più alta di tutte le nostre ottuse teorie. Questo è il punto fondamentale, cioè il partito crea una realtà che non è la vita e non è la realtà vera. Pensate ai piani quinquennali, pensate a quello che si deve sapere. Io l'ho fatto vedere ad alcuni, ho qui la storia del Partito Comunista, potete farlo passare, è una specie di santino, scritta nel 38, approvata dal Soviet Supremo, prego. Esiste davvero, dove c'è raccontato per esempio come si è ottenuta la nazionalizzazione, la collettivizzazione delle terre, no? I culachi tremendi, voi vi ricorderete, negli anni 30 vengono fatti morire, addirittura Stalin viene accusato di genocidio, si hanno atti di cannibalismo nell'Ucraina perché i proprietari vengono di fatto tenuti isolati dal resto dell'Unione Sovietica per farli morire, perché progredisca la politica di collettivizzazione delle campagne. Siamo in questo clima qui. Chiaramente non vi voglio offendere a fare il riassunto di quello che è successo dal 24 al 53. Facile. Dal 24 al 53 c'è Stalin. C'è il patto di non aggressione con Molotov Ribbentrop, c'è la Seconda Guerra Mondiale, ma ci sono le purghe che vengono fatte continuamente, c'è il controllo dell'intelligenza, c'è il fatto che alcuni vengono messi tranquillamente su una nave e mandati via perché sono filosofi, perché sono pensatori, c'è quello che Orwell chiamerà il pensiero, no? Il bipensiero, cioè si dice una cosa però contemporaneamente la si nega e si deve credere a tutte e due, ma ci torneremo. Completamente diverso il percorso di un altro scrittore che come lettore vi consiglio, vi suggerisco, è Vassili Grossman. Vassili Grossman è un giornalista sovietico a tutti gli effetti, cioè un uomo che ha fatto 1000 giorni di fronte durante la Seconda Guerra Mondiale a seguire l'Armata Rossa. È stato uno di quelli che è entrato a Treblinka, ad Elfi, eccoci, l'ha ridetto. Ad Elfi ha pubblicato, senza fare nome e pubblicità, un volumetto piccino così dell'articolo che lui scrive quando entra a Treblinka. È un uomo che però, piano piano, si rende conto, ebreo, che Stalin sta stringendo tutte le possibilità di espressione. Nel 61 scrive Vita e Destino, nel 63 scrive Tutto scorre. Sono due assoluti capolavori. Vita e Destino, vi faccio vedere il ragazzo così si prende paura, eccolo qui, è un libro di una bellezza impressionante. È una sorta di Guerra e Pace del Novecento, ambientata nel corso dell'assedio di Stalingrado, ma se ne sente parlare attraverso voci che arrivano dai più disparati, dai campi di sterminio tedeschi, dai gulag, sono voci che si intrecciano e si intersecano, e il punto centrale di quest'opera gigantesca, al fondo del quale io leggo in filigrana la domanda, ma ne vale la pena? C'è un capitolo sul bene, bellissimo, che spiega come mai il bene bisogna sempre cercare di non farlo, all'interno di ideologie... all'interno di ideologie totalizzanti, perché le ideologie totalizzanti sono quelle che ci inventano la realtà, perché la realtà non è quella, quindi non è la realtà che ci inventa Hitler, non è la realtà che ci inventa Stalin. E la domanda di fondo per la quale uno come Grossman non è mai stato pubblicato in vita, ma soltanto postumo, e anche qui, come è successo col dottor Givago, testi nascosti, due copie di Vita e Destino di Tutto scorre arrivano a Losanna e vengono pubblicate quando ormai lui è morto. Ma questi sono veramente dei capolavori assoluti. Il punto centrale
mi sono dilungato troppo, ma, no, no, ma gli voglio che lo leggano perché è bellissimo. Ma Calasso quanto ti dà? No, perché ti insisti, questa cosa di Adelphi, vabbè. C'è la parte centrale dove Lys, che è il gerarca nazista, parla con un prigioniero sovietico che è stato uno degli eroi della rivoluzione, cioè uno che ha fatto la rivoluzione. Fissando Lys direttamente negli occhi a voce alta, scandì: un consiglio, non sprechi tempo con me. Mi metta al muro, mi impicchi, mi faccia la pelle piuttosto. Lys si affrettò a rassicurarlo. Nessuno vuole fare la pelle, non nessuno vuole fare la pelle. Si calmi per favore. Io sono calmo, esclamò vivacemente Mostoskoj, e intendo rimanere tale. Invece bisogna essere agitati, che la mia insonnia sia la sua. In cosa consiste la causa della nostra inimicizia? Non riesco a capirlo. Forse perché Adolf Hitler non sarebbe un Führer, ma il lacchè dei Krupp? Perché da voi non esiste la proprietà privata della terra? Perché fabbriche e banche appartengono al popolo? Perché voi siete internazionalisti mentre noi predichiamo l'odio di razza? Perché noi abbiamo appiccato il fuoco e voi tentate di estinguerlo? Perché noi siamo odiati mentre l'umanità guarda con speranza la vostra Stalingrado? Così si dice da voi sciocchezze. Non esistono baratri, li hanno inventati. Noi siamo le forme differenti di un unico essere, lo Stato partitico. I nostri capitalisti non sono i veri padroni, ma è lo Stato a dare loro il piano e il programma. Lo Stato prende la loro produzione e il profitto. Essi hanno in cambio il 6% della produzione per sé, il loro salario. Il vostro Stato, esattamente allo stesso modo del nostro, stabilisce il piano, il programma e si accapara la produzione. Quello che voi chiamate padroni, gli operai, anch'essi ricevono lo stipendio dal vostro Stato partitico. Mikhail guardava Lys e pensava: possibile che questo volgare chiacchiericcio mi abbia potuto confondere per un momento? Possibile che io abbia potuto affogare in questo torrente di veleno? Anche sopra il nostro Stato popolare sventola l'emblema rosso dei lavoratori. Anche noi facciamo appello all'unità nazionale e allo sforzo dei lavoratori. Anche noi proclamiamo: il partito rappresenta il sogno dell'operaio tedesco. Anche voi inneggiate alla nazionalità e al lavoro. Voi, come noi, siete consapevoli che il nazionalismo è la principale forza del XX secolo. Il nazionalismo è lo spirito dell'epoca. Il socialismo in un solo paese è la più alta espressione del nazionalismo. Io non riesco a spiegarmi il motivo della nostra inimicizia, ma il geniale maestro e capo del popolo tedesco, il nostro padre, l'amico migliore delle madri tedesche, il più grande saggio stratega, ha dato inizio a questa guerra. Eppure io credo in Hitler. Io credo che la testa del vostro Stalin non sia annebbiata dalla collera e dal dolore. Egli sa scorgere la verità. Egli conosce il suo nemico, lo conosce e lo conosce perfino adesso, mentre esamina con lui la strategia della guerra contro di noi. Sulla terra ci sono due grandi rivoluzionari, Stalin e il nostro grande capo. La loro volontà ha dato vita al socialismo nazionale dello Stato. Per me la fratellanza con voi è più importante della guerra. Noi costruiamo due case che devono stare l'una accanto all'altra. Io desidero, maestro, che lei stia un po' più tranquillo. Non è un'espressione idiota la mia. Io e lei dobbiamo capire che il futuro non si decide sui campi di battaglia. Egli è stato il primo a capire che sono il partito e il suo capo ad esprimere l'impulso della nazione. Quando Maxwell nel campo della fisica smantellò la meccanica di Newton, era invece persuaso di avvalorarla. Allo stesso modo Lenin, mentre gettava le basi del grande nazionalismo, si considerava il fondatore dell'Internazionale. In seguito, Stalin ha continuato nella sua opera educativa. Al socialismo in un solo paese è necessario privare i contadini del diritto di seminare e di vendere liberamente. E Stalin, senza tremare, ne ha liquidati milioni. Il nostro Hitler si è reso conto che al nazionalismo tedesco, al movimento socialista, nuoce un nemico, il giudaismo. E anche lui ha deciso di liquidare milioni di ebrei. Ma Hitler non è solo un discepolo, è anche un genio. E nella nostra notte dei lunghi coltelli che Stalin ha trovato l'idea delle grandi purghe del 37. Lys si alzò. Mostoskoj, sgomento, stravolto, pieno d'odio, pensò: ora mi fucila, è chiuso. Ma Lys, come se non avesse sentito le sue parole, gli fece un profondo e rispettoso inchino. Maestro, disse, voi ci insegnerete sempre e sarete sempre nostri discepoli. Mikhail Sidorovich pensò: se credessi in Dio, allora penserei che questo spaventoso interlocutore mi è stato inviato per punirmi dei miei dubbi. Ovviamente gli stessi redattori di Novi Mir, nonostante
siamo arrivati alla morte di Stalin, 53, c'è stato il congresso, il 20° congresso del 56, che, nel quale vengono denunciati i crimini di Stalin, c'è quello che si chiama il periodo della distensione, il disgelo, eccetera, però questa roba qui non può venire pubblicata, ovviamente. C'è un passo bellissimo, perché non deve sembrare che sia tutto così, non è un romanzo solo pessimista. C'è per esempio una pagina che lo avvicina tantissimo a Zhivago. Il bene non è nella natura, non è nelle prediche degli apostoli e dei profeti, né nelle teorie dei grandi sociologi o capi di Stato, né nell'etica dei filosofi. La gente comune ha nel cuore l'amore per gli esseri viventi, ama la vita e ne ha cura in modo naturale e spontaneo, è felice del calore della propria casa dopo una giornata di lavoro e non accende roghi e falò nelle piazze. E dunque, oltre al bene grande e minaccioso, esiste la bontà di tutti i giorni. La bontà della vecchia che porta un pezzo di pane a un prigioniero. La bontà del soldato che fa bere dalla sua borraccia un nemico ferito. La bontà della gioventù che ha pietà della vecchiaia. La bontà del contadino che nasconde un vecchio ebreo nel fienile. Piccola parentesi, la mamma di Grossman fu ammazzata dai nazisti durante l'occupazione. La bontà delle guardie che a rischio della propria libertà fanno avere a moglie e madri, non ai loro sodali, questo no, le lettere dei prigionieri. È la bontà dell'uomo per l'altro uomo, una bontà senza testimoni, piccola, senza grandi teorie, la bontà illogica, potremmo chiamarla, la bontà degli uomini al di là del bene, religioso o sociale. A ben pensarci però, ci si accorge che la bontà illogica, fortuita o del singolo uomo è eterna, che si estende a tutto quanto è vivo, a un topo o al ramo che un passante si ferma a sistemare perché possa attecchire meglio al tronco. In quest'epoca tremenda, un'epoca di follie commesse nel nome della gloria di stati e nazioni o del bene universale, e in cui gli uomini non sembrano più uomini, ma fremono come rami d'albero e sono come la pietra che frana e trascina con sé le altre pietre riempiendo fosse e burroni, in questa epoca di terrore e di follia insensata, la bontà spicciola, granello radioattivo sbriciolato nella vita, non è scomparsa. Qui siamo alla pagina 354, ce n'è altre 300, però... Ah, pensavo tu le... Non che ve le leggo tutte, io spero mi ritorni il libro, ma insomma, lasciamo fare. In uno slancio di generosità io butto tutti i libri così, ma insomma... Altro romanzo, sempre di... di Grossman. Vasily Grossman, che, ripeto, è veramente un grandissimo scrittore, perché cuce tutte queste trame di storie come Guerra e Pace, uguale, con lo stesso disprezzo della guerra che non dirà mai in maniera diretta, ma farà dire ai vari personaggi, quindi si nasconde, si mimetizza. È Tutto scorre, che è un romanzo che parla del ritorno a casa di un uomo che è stato in un campo, in un gulag, e che fa le seguenti considerazioni. Sono passati gli anni, la nebbia e la polvere che impedivano di vedere quanto era accaduto si sono adagiate. Ciò che appariva caos, follia, autodistruzione, concorso di assurda casualità, ciò che con la sua misteriosa e tragica insensatezza faceva ammattire la gente, prese a disegnarsi pian piano con i lineamenti netti, chiari e rilevati di una nuova vita, di una nuova attività. Il destino della generazione, della rivoluzione, cominciò a rivelarsi in un modo nuovo, logico e non mistico. Solo adesso Ivan Grigorievich cominciava a afferrare con la mente il nuovo destino del paese, un destino nato sulle ossa della generazione naufragata. Questa generazione bolscevica si era formata nei giorni della rivoluzione, al tempo dell'egemonia delle idee di una comune mondiale, degli ispirati e affamati sabati lavorativi. Essa si era fatta carico dell'eredità della guerra mondiale civile, sfacelo, fame, tifo petecchiale, anarchia, banditismo. Per bocca di Lenin, esso aveva notificato l'esistenza di un partito capace di portare la Russia su una nuova strada. Senza esitare, essa si era fatta carico dell'eredità di centinaia di anni di arbitrio russo, sotto il quale erano nate e scomparse decine di generazioni che conoscevano una sola condizione, quella di servi della gleba.
La generazione bolscevica dei tempi della guerra civile aveva partecipato con l'animo sotto la guida di Lenin allo scioglimento dell'Assemblea Costituente e alla distruzione del Partito Rivoluzionario Democratico, che si era battuto contro l'assolutismo russo. La generazione bolscevica della guerra civile non credeva nel valore della libertà di persona, della libertà di parola e di stampa entro il quadro di una Russia borghese. Così come Lenin, essa considerava monche, insignificanti, le libertà sognate da tanti operai rivoluzionari e dall'intelligenza. Il giovane Stato aveva travolto i partiti democratici, spianando la strada all'edificazione sovietica. Alla fine degli anni venti, quei partiti erano totalmente liquidati. Gente che era stata in prigione sotto gli zar tornò di nuovo in prigione o ai lavori, forzati a vita. Nel 30 venne sollevata la mannaia della collettivizzazione generale, ma la mannaia doveva presto tornare a sollevarsi. Questa volta il colpo ricadde sulla generazione della guerra civile. Una piccola parte di questa generazione si salvò, ma il suo animo, la sua fede in una comune mondiale, la sua romantica forza rivoluzionaria, se l'erano portata via coloro che erano stati annientati nel 37. Considerate che questo è uno che ci ha creduto tanto, eh? E non è che ci ha creduto nel 17, nel 5, questo ci ha creduto fino agli anni 50, sperimentando poi da ebreo tutto quello che succede in Russia. Voi vi ricorderete quando Stalin, per esempio, denuncerà un complotto da parte di tutti i medici ebrei e con quella scusa ne fa fuori un bel numero, no? C'è un'altra pagina che io ritengo meravigliosa perché richiama un testo che io adoro particolarmente, che è La banalità del male di Hannah Arendt, che voi sapete essere il resoconto del processo a Eichmann, e questa espressione, la banalità del male, è un'espressione che io trovo assolutamente meravigliosa, perché dice semplicemente: occhio a giudicare i tedeschi cattivi e malvagi, non sono dei diavoli con tre corna e due code, sono esattamente persone come noi che in determinate condizioni, crisi economica, eccetera 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 eccetera, si sono trovati in un meccanismo nel quale si sono autoassolti facendo partire i treni senza farsi troppe domande di dove questi treni arrivassero. In Tutto scorre c'è una pagina bellissima sui delatori. Voi sapete che il regime staliniano o stalinista, che dir si voglia, si reggeva tantissimo sulla delazione, ovvero sul fatto che uno accusava un altro di essere contro il partito. Sapete voi cosa c'è di più ripugnante nei confidenti e nei delatori? Quel che c'è di cattivo in loro, penserete. No. Il più terribile è ciò che c'è di buono in loro. La cosa più triste è che sono pieni di dignità, che sono gente virtuosa. Essi sono figli, padri, mariti, teneri e amorosi. Gente capace di fare del bene, di avere grande successo nel lavoro. Essi amano la scienza, la grande letteratura russa, la bella musica. Alcuni di loro esprimono con intelligenza e coraggio il loro giudizio sui più complessi fenomeni della filosofia e dell'arte moderna. E quali devoti, buoni amici si riscontrano tra loro? Quali pazienti, intrepidi soldati fra di loro? E quali poeti, musicisti, fisici, medici di talento vi sono tra di loro? Quali abili fabbri, falegnami? Questo, appunto, è il terribile. Molto, molto di buono vi è in loro, nella loro stoffa umana. Esattamente quello che dice di Eichmann, no? Te lo vedi, sembra un geometra di catasto, in realtà è il responsabile dello sterminio di 6 milioni di ebrei. Siamo sempre nei primi anni 60, nel 1962 su Novi Mir, la rivista che aveva rifiutato di pubblicare il dottor Zhivago, esce Una giornata di Ivan Denisovich, che è il primo testo che viene pubblicato di Solženicyn. Khrushchev è talmente contento che finalmente si possa anche discutere e parlare di quello che succede nei campi, che ne fa stampare una copia per ogni membro del Soviet Supremo e gliela regala. È un resoconto assolutamente senza nessun tipo di coinvolgimento emotivo di una giornata all'interno di un gulag. Edizione Naudi. Pensavo fosse anche questa Feltrinelli. No, no. Non si può dire. No, si può dire. Vabbè. Prego. Secondo l'incartamento, Sukhov era stato condannato per altro tradimento.
Del resto, lui stesso aveva deposto che si era arreso perché voleva tradire la patria ed era ritornato dalla prigionia perché gli era stata affidata una missione dal servizio segreto tedesco. Quanto al carattere della missione, né Sukov né il giudice istruttore seppero inventare alcunché di plausibile, così scrissero semplicemente una missione. Il calcolo di Sukov era stato semplice: se non firmi vai a ingrassare i cavoli, se firmi magari campi un altro po'. Firmò. Le cose invece erano andate così. Nel febbraio del 42, sul fronte nord-occidentale, tutta la loro armata fu accerchiata dai tedeschi. Dagli aeroplani non buttavano loro niente da mangiare, anzi, gli aeroplani non c'erano neppure. Giunsero al punto di raschiare gli zoccoli dei cavalli crepati, macerare nell'acqua quella materia cornea e mangiarla. Non avevano neppure munizioni, così i tedeschi li acchiappavano uno a uno nei boschi e li portavano via. Anche Sukov finì prigioniero, ma due giorni dopo, sempre lassù nei boschi, scappò con altri cinque. Dopo aver girato per i boschi e le paludi, riuscirono per miracolo a tornare alle loro linee. Solo che due li stecchì il mitra di una sentinella, un altro morì per le ferite riportate, e così a farcela furono solo in due. Se fossero stati più furbi, avrebbero detto che erano stati nei boschi e non gli avrebbero fatto niente. Loro invece scodellarono che erano stati prigionieri dei tedeschi. Prigionieri? Figli di buona donna. Se fossero stati in cinque, avrebbero potuto magari confrontare le deposizioni, avrebbero creduto loro, ma credere a due no. Si erano messi d'accordo, dicevano, quelle due canaglie. Vorrei sottolineare la delicatezza del mio compare che non ha detto la parolaccia perché ci sono le orecchie innocenti. Ho capito, benissimo, vado avanti. Voi sapete che Solženicyn si fa otto anni di gulag perché nel 45, mentre è in guerra, scrive delle cose non carine su Stalin a un suo amico, ovviamente stupidamente, perché voglio dire, tutti sanno che le lettere venivano controllate dalla censura anche in altri paesi meno opprimenti rispetto all'Unione Sovietica. Lui lega un po' la sua sorte a quella di Khrushchev, infatti Khrushchev sparisce di circolazione nel 64 e lui comincia a non poter più pubblicare. Il problema è che nel 70 vince il premio Nobel per la letteratura, quindi diventa un personaggio molto in vista e lui è un provocatore, nel senso che, ora io l'ho messo apposta, pubblica Arcipelago Gulag, che sono diverse centinaia di pagine, e fa un lavoro documentario pazzesco nel quale c'è tutta una casistica di come vengono arrestate le persone, quali sono tutto. Ringrazia la collaborazione di più di 200 persone. Nel 74 viene espulso e poi va a vivere nel Vermont, dove praticamente sta per quasi tutto il resto della sua vita, avendo anche una deriva sicuramente abbastanza discutibile. Sarà uno di quelli che dirà che Pinochet ha fatto proprio bene a fare quello che ha fatto, quindi diciamo, ecco, discutibile. Discutibile. Prego. Leggo all'ultimo pezzo. La fine del racconto di Ivan Denisovich. Mentre stava pigliando sonno, Sukov si sentiva del tutto soddisfatto. La giornata era stata parecchio fortunata. Non l'avevano messo in cella di punizione. La squadra non era stata mandata a lavorare al villaggio socialista. Aveva rubato una scodella di cascia d'avena a pranzo. Il caposquadra aveva chiuso la percentuale bene. Il lavoro di muratura era stato per lui un piacere. Non gli avevano trovato addosso il pezzo di sega. Aveva guadagnato qualcosa da Zezar la sera e aveva comperato del tabacco. Non si era ammalato. Aveva resistito. Era trascorsa una giornata non offuscata da nulla, una giornata quasi felice. La pena affibbiatagli dal principio sino alla fine contava 3.653 giornate come quella. Per via degli anni bisestili si allungava di tre giorni ancora. Molto polemico con Solženicyn sarà un altro scrittore, Varlam Shalamov, che forse conoscete, che in realtà lui si è fatto tantissimi anni di gulag, perché viene arrestato la prima volta nel 29 fino al 31 con l'accusa di trotskismo. Voi sapete che Trotsky, dall'essere uno dei due eredi insieme a Stalin dell'eredità di Lenin, poi diventa il nemico che verrà poi ammazzato dai sicari, e poi dal 37 fino al 51. Ora
Il campo della Holima è grande come la Danimarca, cioè è un campo pazzesco in Siberia. Questi racconti sono bellissimi, sono racconti nei quali non c'è nessun tipo anche qui di giudizio, semplicemente la vita è il gulag. E quindi ci sono tutta una serie anche di significati simbolici, no? Cioè del fatto che l'Unione Sovietica non è più un paese libero ma è un gulag. Non solo, la prima raccolta sono 33 racconti e l'alter ego dell'autore si chiama Cristi, quindi insomma, ecco, un suggerimento così. Da questi due volumi che sono stati pubblicati nel 78 a Londra per la prima volta, e questa è la prima edizione completa italiana, leggiamo un brano brevissimo ma bellissimo sul pane. Grado zero dell'umanità, sembra di sentire Primo Levi, senza scherzi, con lo stesso livello letterario. Io credo che Primo Levi sia un grandissimo scrittore, al di là della testimonianza, è un grande, grande scrittore. Era il pane di un altro, il pane del mio compagno. Il mio compagno si fidava solo di me, era andato a lavorare nel turno di giorno e aveva lasciato a me il pane in un piccolo bauletto russo di legno. Adesso bauletti così non se ne fanno più, ma negli anni 20 le belle donne di Mosca amavano farne sfoggio, una di quelle valigette sportive rivestite in finta pelle tipo coccodrillo. Nel bauletto c'era il pane, una razione. A scuotere il contenitore si poteva sentire il pane che si spostava. Mi tenevo il bauletto sotto la testa. Era da un pezzo che cercavo di prendere sonno. Un uomo affamato dorme male. Ma io non dormivo proprio perché avevo quel pane sotto la testa e in testa il pane di un altro, il pane del mio compagno. Mi sollevai, restai a guardare. Avevo l'impressione che tutti stessero guardando dalla mia parte, che tutti sapessero cosa stavo per fare, ma il piantone era intento a rattoppare qualcosa vicino alla finestra. Un tale, un altro, di cui non so il nome, lavorava con me nel turno di notte, adesso era disteso su un giaciglio, non suo nella parte centrale della baracca, con i piedi rivolti verso la stufa. Dov'ero, il calore non arrivava, l'uomo stava sdraiato sulla schiena, con la faccia voltata in su. Mi avvicinai a lui, aveva gli occhi chiusi. Passai rapidamente in rassegna i tavolacci superiori e vidi che in un angolo della baracca c'era qualcuno che dormiva o comunque se ne stava disteso, coperto da un mucchio di stracci. Tornai a coricarmi al mio posto, fermamente deciso ad addormentarmi. Contai fino a 1000, poi mi alzai di nuovo. Aprii il bauletto e tirai fuori il pane. Era una razione da 300 grammi, fredda come un pezzo di legno. Me l'avvicinai al naso, le narici colsero di soppiatto l'odore appena percettibile del pane. Rimisi il pezzo di pane nel bauletto e poi lo tirai fuori nuovamente. Capovolsi il contenitore e mi rovesciai sul palmo alcune briciole di pane. Passai la lingua sul palmo, la bocca mi si riempì immediatamente di saliva e le briciole si sciolsero. Non ebbi più esitazioni. Staccai 3 pezzetti di pane piccolissimi, non più grandi dell'unghia del mignolo, riposi la razione nel baule e mi coricai. Spilluzzicavo e succhiavo le briciole di pane e presi finalmente sonno, fiero di non aver rubato il pane del mio compagno. Io mi sto un po' commuovendo. Lui si commuove perché c'ha una certa età. Scusate, ma ci sono anche scene terribili, scene cioè di genitori e figli che se le danno di santa ragione per mangiare. Ricordano la scena di Elie Wiesel, vi ricorderete, nella notte quando lui picchia il padre. Piccola parentesi un pochino più leggera, per modo di dire, nel 29 già in tipografia viene censurato Seven Gur, che è un romanzo scritto da Platonov, forse lo conoscete, se no ve lo suggerisco, se avete grandi capacità di attenzione, perché è un libro abbastanza complesso. Rimanda un po' ai libri di cui ho parlato l'altra volta, cioè c'è un linguaggio molto molto difficile. La storia però è divertente. Questo gruppo di uomini di buona volontà gira per la tundra a cercare Seven Gur. Seven Gur che cos'è? È un paese nel quale da sé si realizzerà il comunismo. Quindi ovviamente fu visto subito per le sue grandi valenze polemiche e questo libro non è stato pubblicato. C'è tutto un altro filone invece molto molto interessante che è legato alle cosiddette distopie.
Ora, ovviamente, dare un giudizio sulla rivoluzione sulla base di quello che poi è successo dopo è antistorico, però vorrei dire questo. Nel 1919, Zamiatin scrive questo romanzo che si intitola Noi. È un romanzetto piccolissimo. È in realtà l'ispiratore di romanzi famosissimi come Brave New World di Huxley e soprattutto 1984 di George Orwell. George Orwell lo legge, lo recensisce nel 1946 e ci sono un sacco di punti di riferimento, il costante controllo da parte della psicopolizia, il grande benefattore che poi si chiamerà Grande Fratello in 1984. In Huxley io vi vorrei ricordare che uno dei protagonisti si chiama Lenina di nome. L'ipotesi è che si viva in un paese in cui tutto è completamente controllato da ingegneri, dove si vive separati dal resto del mondo da un muro di vetro, dove al di là del quale c'è un'umanità di un livello evolutivo inferiore. Vi ricordate anche in Huxley ci sono i cosiddetti uomini preistorici, no? Che vengono tenuti molto lontano. C'è la totale assenza di sentimenti, c'è il controllo della riproduzione, c'è il divieto di provarli i sentimenti. Allora, da questo Noi, io ti chiederei di leggere, sì, questo. Questo, vabbè. Capite, la vecchia leggenda del paradiso, essa riguarda noi, riguarda la nostra epoca. Sì, riflettete un po'. A due abitanti del paradiso fu offerta la scelta, o la felicità senza libertà, o la libertà senza felicità. Vi ricordate anche il grande inquisitore di Dostoevsky, no? Quando gli viene posto il Gesù, viene condannato un'altra volta dall'inquisitore perché gli dice: te ci hai donato, ci hai voluto lasciare il libero arbitrio, quando invece era molto più semplice darci da mangiare il pane e farci essere felici. Chiusa parentesi. O la felicità senza libertà o la libertà senza felicità. Tertium non datur. Essi, idioti, scelsero la libertà e naturalmente poi sospirarono per secoli di avere le catene. Nelle catene consistette la tristezza umana, per secoli. E soltanto noi di nuovo abbiamo capito come far ritornare la felicità. No, no, ascoltate ancora, ascoltate. L'antico Dio e noi accanto allo stesso tavolo, sì. Noi aiutammo Dio a vincere definitivamente il diavolo. Era stato il diavolo a spingere gli uomini a violare il divieto e a gustare la funesta libertà. Egli, l'astuto serpente. E noi gli abbiamo messo il tallone sulla testa. E ciac! Fatto! Di nuovo il paradiso. E noi siamo di nuovo semplici e innocenti come Adamo ed Eva. Niente più confusione intorno al bene e al male. Tutto è molto semplice, paradisiaco, infantilmente semplice. Il benefattore, la macchina, il cubo, la campana pneumatica, i guardiani, tutto ciò è buono, elevato, bello, nobile, grandioso, puro come il cristallo. Poiché ciò protegge la nostra non libertà, è la nostra felicità. Vi ricordate quando gli slogan di 1984, no? Quando uno il fatto di non essere liberi è essere liberi, eccetera, eccetera. Tutto il romanzo ruota intorno a questo ingegnere che costruisce un'astronave di vetro per andare a colonizzare qualche altro pianeta, perché ormai la Terra è un regno unito. 1984, vi ricorderete, gli stati sono Oceania, Eurasia, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa interessante, viene addirittura localizzato il luogo nel quale si trova la fantasia e viene estirpata, e con l'estirpamento della fantasia le persone saranno contente e felici. Mi fa molto pensare alla fine di 1984, non so se vi ricordate, il filmato numero 2 io non lo farei vedere, quando lui, guardando il ritratto del Grande Fratello, scopre che sorride.
perché è passato sotto nella stanza 101, nella quale viene minacciato con quello che è il suo terrore più riposto e che soltanto la psicopolizia può conoscere. Prego, si sta leggendo dal giornale del partito. Perché da questo momento siete perfetti. Fino ad oggi le vostre creature, i meccanismi erano più perfetti di voi. In che cosa? Ogni scintilla di una dinamo è una scintilla della più pura ragione. Ogni movimento di uno stantuffo è un irriprensibile sillogismo. Ma non è forse la stessa ragione infallibile anche in voi? La filosofia delle gru, delle presse e delle pompe è finita, è chiara come un circolo. Ma che forse la vostra filosofia è meno circolare? La bellezza di un meccanismo è nel suo ritmo regolare e preciso, come quello di un pendolo. Ma forse voi, nutriti fin dall'infanzia del sistema di Taylor, non siete diventati precisi come pendoli? Solo che il meccanismo non ha fantasia. Avete mai veduto che durante il lavoro sulla fisionomia di un cilindro, di una pompa, si sia diffuso un lontano, insensato e sognatore sorriso? Avete mai sentito di notte, nelle ore destinate a riposo, una gru che si rotolasse e sospirasse inquieta? No! E invece, i guardiani, sempre più spesso, vedono in voi questi sorrisi e odono questi sospiri e gli storici dello Stato Unico chiedono di andare a riposo per non registrare avvenimenti vergognosi. Ma questa non è colpa vostra, voi siete malati. Il nome di questa malattia è fantasia. È questa un verme che scava nella fronte le nere rughe, è questa una febbre che vi spinge a correre sempre più lontano, nonostante che questo più lontano cominci là dove finisce la felicità. Questa è l'ultima barricata sulla via della felicità. Rallegratevi, essa è stata già fatta saltare in aria, la via è libera. L'ultima scoperta della scienza statale è che il centro della fantasia è un misero nodo cerebrale nel campo del ponte di Varoliev. Una triplice applicazione di raggi X a questo nodo e voi siete liberati dalla fantasia per sempre. Voi siete perfetti, siete uguali alle macchine, la via alla felicità al 100% è libera. Affrettatevi tutti, vecchi e giovani, affrettatevi a sottoporvi alla grande operazione, affrettatevi agli auditori dove la grande operazione viene eseguita. Evviva la grande operazione, evviva lo Stato Unico, evviva il benefattore. È chiaro che questo romanzo non è mai stato pubblicato in Russia, no? Un'altra cosa, il tallone di ferro di Jack London. Zamyatin traduce il tallone di ferro di Jack London, che è forse il primo grande romanzo distopico del Novecento, pubblicato nel 1908, che vorrebbe applicare anche in maniera un po', se volete, didascalica, la teoria marxista e teoria marziana sulla concentrazione della ricchezza, sul fatto che ci saranno dei lavoratori che saranno schiavizzati, è un tentativo andato a male di rivoluzione. Dico anche, siccome siamo al circolo dei lettori, che ovviamente anche questo, quello che ha detto Stefano adesso, cioè sull'estirpare la fantasia, rimanda a un altro testo assolutamente fondamentale distopico, che è Fahrenheit 451, quando non tanto sulla fantasia, ma si dice che l'umanità piano piano rifugge tutte quelle situazioni nelle quali diventa malinconico perché magari pensa, semplicemente perché si abbottona la camicia, no? Non so se vi ricordate, quando Montag chiede al capitano dei vigili del fuoco, dei pompieri, come era la vita prima, e lui gli dice, ma all'inizio le persone leggevano, facevano tutta una serie di cose, poi piano piano hanno cominciato a dire, ma se io sto a pensare divento malinconico, appena ho un minuto invece prendo la macchina e vado al mare, è vero. Si sostituiscono le lampo, le zip, non so come dite, non so come si dice, la chiusura lampo, ai miei tempi si diceva chiusura lampo, le cerniere, bravissima, i bottoni, troppo tempo, mi faccio la barba, penso, non va bene, quindi è il riuscire a essere sollevati finalmente da qualcuno che pensa per noi, questa umanità bambina che viene presa per mano e portata avanti.
Dopo aver detto tutte queste cose terribili, non ci resta che fare un piccolo omaggio però a un concetto, che è questo, che è espresso molto meglio da lui che da noi. Sì, certo. E quindi lo leggiamo direttamente? Ma lo leggiamo direttamente, ma ci facciamo partire qualche cosa. Cioè, sì. Sì, perfetto. Anche qui io se poi mi... Per riequilibrare quello che si è detto fino ad ora. Prego. 3. Mi dai il via? Vado. Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche, lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché glielo avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento dello stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no. Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia, il proletariato, la lotta di classe. Qualcuno era comunista per fare rabbia suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava soltanto Radio 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista malgrado ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggior partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo in Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa. Perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due,
Da una parte l'uomo inserito, che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si è rattrappito. Due miserie in un corpo solo.